Jody, alzati. Che cosa succede? Vestiti, ti spiego in macchina. Il dipartimento ha avviato un programma che studia l'altra parte, la chiamano inframondo. Hanno creato un condensatore, si tratta di una macchina che apre un varco per l'aldilà. Hanno aperto un passaggio. Per il mondo di Aida. Ieri è successo qualcosa, le entità hanno superato il varco e il condensatore non si spegne. Nell'edificio sono stati tutti massacrati, squadre speciali comprese. Mi hanno chiamato e chiesto il tuo aiuto, gli ho detto che sei troppo piccola e che è molto pericoloso. Ma loro sanno che tu sei l'unica in grado di affrontare quello che c'è oltre il varco. Avanti. Jody, se non te la senti, basta dirmi e torniamo indietro. Va bene. Lo farò. Non puoi mandarla là dentro! Che cosa ti ha preso? Non capisci. Lei è l'unica che può fermare tutto questo! Abbiamo novità? Qualche informazione? Niente? È lei! Spiacente, so signorina, non può passare. Può passare. Oh, chiedo scusa. Facciamolo, sono pronto. Non ancora. Devo aspettare il secondo. È lei. È un incubo. Io voglio svegliarmi da quest'incubo. Queste letture non hanno senso. Lei qui niente ha senso. Sì. Lei. Chi l'ha portato? Cosa ci fa? Ti aspetto a... Ma che cosa diavolo è successo? L'inferno interno. Ce la raccontano giusto. Con livelli simili, nessuno potrà fermare. C'è il modo di contenere. Il condensatore è nella zona inferiore. Devi trovare la sala comandi. È tutto quello che so. Jody. Le entità nei pressi del varco non sono come Aiden. Giungono dalle viscere dell'altra parte. Noi non sappiamo nulla di loro. Vivo con un'entità di cui non so nulla dal giorno in cui sono nata. Sono pronta. Sta tranquillo. Non intendo morire oggi. Non so tu come ti senti, ma io ho paura. L'ascensore è bloccato. Vedi cosa puoi fare, Aida.
c'è altro che morte là dentro. Prova ad aprirla dall'altro lato. Lo so, so. Anch'io lo so. Loro sono qui. Stammi vicino, ok? La squadra d'emergenza, li ho chiamati. Molto elevata che ci consente di aprire passaggio temporale. Ora andiamo.
Grazie.